Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa, a tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti come sempre gli argomenti che andremo a trattare nella nostra mezz'ora insieme, anche in questo giovedì 14 settembre 2023, ma questa mattina partiamo parlando di viabilità con la frana di Maratea. Come da accordi con ANAS, a breve la statale 18 sarà nuovamente interdetta al transito per consentire la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Vittorio Laviano ne ha parlato con l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra. Sentiamo. La SS18 a Maratea nuovamente chiusa per consentire ai tecnici di sondare il terreno della frana e soprattutto lavorare alla definitiva messa in sicurezza dell'arteria. I disagi per gli automobilisti sono evidenti, ma l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra rivendica la scelta, peraltro già annunciata in estate. Beh, io ritengo che ci sia stata una chiarezza dall'inizio. La strada che noi siamo riusciti a ricostituire, sebbene a carreggiata ridotta, in praticamente 3 mesi chiuderà ed è stato questa una notizia che abbiamo dato dall'inizio, perché dal 16 luglio al 30 settembre, questa era la convenzione che abbiamo fatto con ANAS come Regione Basilicata, e io ritengo che rispetto a queste tempistiche, che sono le tempistiche dettate dall'inizio sulla base dei lavori che sono stati effettuati, noi non potremo fare sconti. E i cantieri non sono finiti, perché adesso si metterà mano anche alla SP3 di Trecchina. Noi già durante l'estate, durante tutto il mese di agosto, abbiamo continuato i tavoli tecnici anche con la Protezione Civile Nazionale, innanzitutto per mettere mano alla SP3 di Trecchina, che è la strada che dà immediatamente, direttamente l'accesso all'abitato di Maratea dai comuni limitrofi e non solo. C'è un problema anche di trasporto pubblico locale legato all'inizio della scuola e che ci mette ovviamente nelle condizioni di dover rapidamente dare una risposta anche con la messa in sicurezza della viabilità secondaria, che noi ricordiamo al momento, a causa di una frana, essere interdetta ai mezzi pesanti. Resta la realizzazione di nuove gallerie, la soluzione definitiva al problema della frana sulla SS18. Per quanto riguarda la 18, le idee, come dicevo, sono chiare dall'inizio, anche nel caso in cui la possibilità di tenere aperta questa strada che abbiamo ricostruito non potrà essere possibile oltre il 30 settembre, già sono sul tavolo da prima della riapertura le soluzioni, c'è sia il progetto in corso di una pista alternativa, le attività di messa in sicurezza della SP3 sono già partite, questo ovviamente nelle more dell'avvio dei cantieri definitivi che riguardano la realizzazione delle gallerie, che consentiranno di bypassare definitivamente il problema di una caduta massi che si è rilevata essere importante e che è tuttora in corso. Il fenomeno non si è fermato, quindi è necessario un progetto definitivo di risanamento di tutta l'arteria. Politica e sanità in primo piano sull'edizione odierna della Nuova del Sud. Con quanto accaduto durante l'ultimo consiglio regionale, solo parole, nessuna soluzione, Bardi fa il pilato, Fratelli d'Italia scompare, i lucani non sanno come curarsi. Il consiglio sulla sanità privata, un teatrino di comparse senza idee, anche le opposizioni scompare, tra i meloniani i primi scricchioli. Il governatore si limita a leggere una relazione con la cronologia dei fatti, allarga le braccia di fronte all'Aula a soccorrere la maggioranza anche Giorgetti, e dei 10 che avevano richiesto la discussione ne restano soltanto 6. Per quanto riguarda ancora la sanità, parliamo di reumatologia, incognita IRCS, il progetto di Olivieri rischia il fallimento nel silenzio della politica, nessuna traccia nelle aree tematiche del decreto di riordino degli istituti di ricerca. E poi l'avvertenza con le notizie dal mondo del lavoro, RMI ed ex-TIS, dopo l'incontro in regione, i sindacati insistono, l'unica strada è quella della stabilizzazione. A Potenza invece demolito il palazzetto del CONI, le parole di Grazia Dei che dice si apra un dibattito ed un confronto tra tecnici e cittadini. Ci spostiamo nel Taglio Alto con le iniziative in ricordo di Elisa Claps a 30 anni dalla morte, realizzeremo il suo sogno. Gildo, il fratello, dice presto un ambulatorio in Africa in memoria di mia sorella, l'annuncio durante la presentazione del libro con i diari inediti di Elisa. Nel giorno del trentennale dell'omicidio della 16enne, in centinaia si sono ritrovati davanti la chiesa della Santissima Trinità di Potenza, nel cui sottotetto il cadavere di Elisa è rimasto nascosto per quasi 17 anni. Ci spostiamo nel Taglio Basso per andare a Matera, risolto il mistero di Colle Timmar, individuato l'autista che ha distrutto senza volerlo la statua di Cristo Salvatore a causa di una manovra sbagliata. E poi infine la pagina sportiva con il calcio di Serie C, partiamo
dal Potenza, le certezze di Di Grazia e il KO di Latina ancora brucia, non vedo l'ora di giocare con il Monopoli di Grazia che è andato appunto in gol nella trasferta di Latina, trasferta sfortunata conclusa con il punteggio di 2-1 a favore dei laziali. In casa a Picerno invece i numeri sorridono, 4 punti in 2 partite, valgono già un più 1 rispetto alla partenza della scorsa stagione. Ci spostiamo ora alle pagine interne dell'edizione odierna della Nuova del Sud. A pagina 3 trovate l'approfondimento relativo alla notizia di apertura a cura di Celestino Benedetto. Bardi fa il pilato, Fanelli tace, Fratelli d'Italia si eclissa, l'opposizione si sfalda, sulla sanità privata solo parole e nessuna soluzione. Il consiglio straordinario sulle risorse da assegnare per le prestazioni extra budget diventa un teatrino di comparse. Bardi per primo se ne lava le mani e i lucani continuano a non potersi curare. Troviamo ancora la pagina politica anche a pagina 2, come al solito bla bla bla, i veri sconfitti in consiglio, il popolo delle liste d'attesa, la rabbia di tanti cittadini che non possono curarsi. Sapete che in Basilicata i malati oncologici sono aumentati? E ancora a proposito di sanità, 0 euro alle strutture private, chi ha bisogno di cure deve arrangiarsi. Zullino e Vizziero di Basilicata oltre dicono la colpa è di Bardi. Ci spostiamo a pagina 4 della Nuova, ancora politica, il partito indica, ma i consiglieri non eseguono, Giuzio salva Bardi e sfiducia i suoi e il consiglio. Appena una settimana fa, nel corso della Summer School, la posizione univoca di parlamentari e vertici lucani di Fratelli d'Italia, fare presto sulla sanità privata e rispettare gli impegni presi nel documento programmatico di fine legislatura. Poi la figuraccia in aula e il segretario provinciale sbotta. Il presidente ha dimostrato la volontà di affrontare la questione, i consiglieri non hanno manifestato la stessa determinazione, pur senza mai citarli, è una bordata a Quarto, Coviello e Leone. Noi proseguiamo ancora con la pagina politica, Matera, Lauria e Potenza saranno le 3 tappe della prima festa regionale di azione in Basilicata. L'evento al via sabato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Per i particolari sentiamo Luigi Santopietro. Prima festa di azione in Basilicata, alla presenza dei leader nazionali per rilanciare temi e ambizioni di un partito che ha iniziato il suo percorso nel 2019. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati in una conferenza stampa. Si comincia il 16 settembre a Matera, quando alla presenza di Maria Stella Gelmini, portavoce nazionale di azione, si discuterà di Basilicata 24. Il 23 settembre la festa si sposterà a Lauria con Carlo Calenda, segretario nazionale di azione, e Matteo Richetti, capogruppo alla Camera dei deputati, per discutere di Basilicata e Mezzogiorno. Terza e ultima tappa a Potenza con la presidente nazionale del partito Mara Carfagna, che interverrà nel capoluogo lucano per accendere i riflettori sulle sfide future o, per dirla parafrasando il titolo scelto da Azione per la festa regionale, di come rendere la Basilicata più libera e più forte. Un appuntamento che di fatto segnerà l'avvio della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. Ci aspettano le regionali, le amministrative, le europee. Beh, certamente l'azione in Basilicata come in Italia è una forza politica cerniera, è quello che sta al centro tra la destra e la sinistra. Faremo la differenza perché è un partito centrale, è un partito che lavora e non fa promesse, ma cerca solo di risolvere i problemi della Basilicata, che sono la sanità, l'istruzione, il lavoro dignitoso e la sicurezza. Ci spostiamo a pagina 5 dell'edizione odierna della Nuova del Sud per parlare di sanità, in particolar modo di reumatologia. Il sogno X di Olivieri rischia di svanire, nessuna traccia nel decreto, tutti i dettagli nell'approfondimento a cura di Mariolina Notargiacomo. Il progetto finito nel silenzio assordante di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti rischia il fallimento nelle aree tematiche afferenti agli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblicate nella legge di riordino. Non c'è alcun riferimento alle patologie reumatiche. 2 anni fa l'inaugurazione delle nuove sezioni dell'Istituto Reumatologico Lucano al San Carlo per una spesa complessiva di 2 milioni di euro. Noi ora invece andiamo a pagina 9 della Nuova per affrontare i temi del lavoro. RMI ed ex TIS, i sindacati insistono, si procede alla stabilizzazione, non si trova una soluzione all'annosa vertenza. Le sigle sindacali CUB e USB insoddisfatte dopo l'incontro dei
nei giorni scorsi con l'assessore regionale Casino subito progetti concreti. Con i sindacati che dicono no all'intervento dei privati, il rapporto deve restare con la Regione. Chi sollecita un intervento della Regione per affrontare subito le vecchie e nuove emergenze, il segretario regionale della UIL Vincenzo Tortorelli, che dice l'autunno caldo è già iniziato e bisogna partire dalle priorità come Stellantis, il PNRR, l'utilizzo delle royalties provenienti dal petrolio. Andiamo ora a pagina 7 della Nuova con le iniziative in ricordo di Elisa Claps a 30 anni dall'omicidio della sedicenne potentina uccisa il 12 settembre del 1993 da Danilo Restivo, il cui corpo è rimasto nascosto per quasi 17 anni nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Realizzeremo il sogno di Elisa, un ambulatorio in Africa in memoria della sedicenne uccisa 30 anni fa, voleva diventare un medico senza frontiere. L'annuncio di Gildo a Potenza durante la presentazione del libro che contiene i diari inediti della sorella. Le parole di mamma Filomena: ho voluto ridarle la dignità che le è stata strappata. In centinaia si sono poi ritrovati martedì sera davanti la chiesa della Santissima Trinità ed hanno intonato anche strada facendo la canzone di Claudio Baglioni che Elisa amava particolarmente. Noi ora invece parliamo della riapertura delle scuole, prima campanella ieri per molti studenti lucani. Noi siamo stati al Liceo Scientifico Galilei di Potenza, dove in controtendenza rispetto al dato generale i numeri delle nuove iscrizioni sono sostanzialmente in linea con quelli degli anni passati, come ci spiega Mara Risola. La scuola come palestra di vita, trampolino per costruire il proprio futuro. Il nuovo anno scolastico è iniziato per i circa 70.000 studenti della Basilicata e mentre a livello regionale si assiste ad un calo di 1.000 iscritti, l'effetto contrario è quello di avere classi meno numerose. Un rapporto studente-docente che consente ai ragazzi di essere maggiormente seguiti e in alcuni casi anche un servizio di accoglienza modello. Come è accaduto al liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, dove gli alunni di quarta e quinta hanno fatto da ciceroni ai nuovi iscritti, circa 200 su 1.000 totali, in linea con lo scorso anno. Uno tra i casi esemplari in un panorama regionale di spopolamento. E anche sul fronte docenze al Galilei non ci sono cattedre scoperte, come invece si registra a livello regionale, con una trentina di rinunce alle chiamate dell'ufficio scolastico. Su un totale di 10.000 docenti sono state circa 430 le nomine in ruolo. Mi permetto, devo essere sincera, quest'anno mai come quest'anno siamo partiti con tutti i docenti in classe, quindi le cattedre sono tutte complete. Fino a ieri abbiamo aspettato per poter ripubblicare nuovamente la composizione dei consigli di classe, perché abbiamo veramente tutti i docenti dentro, quindi siamo veramente felici, anche perché abbiamo mantenuto, e siamo fieri di questo, anche un numero importante di iscritti. In questo caso abbiamo quasi più di 200 iscritti delle classi prime e quindi siamo veramente felici. Quindi primo giorno di scuola, non c'è nessuno che manca, siamo tutti insieme, come bene che sia. E se l'incubo del Covid non sembra destare preoccupazioni, come invece sta accadendo in altre regioni con il ritorno delle misure di contenimento, a preoccupare i ragazzi è il caro libri, effetto dell'incremento dei costi delle materie prime e dell'inflazione galoppante. Sono molti soldi per l'istruzione, però penso che il governo potrebbe fornire dei bonus agli studenti, magari anche regolati in base all'ISEE, delle varie famiglie. Sei già fatto conti in tasca per quanto riguarda i libri, il costo dei libri? Sì. Sono tanti soldi? Abbastanza. Diciamo che ci sono sicuramente bonus, si può approfittare dei bonus libri e sicuramente il libro digitale può essere un'alternativa diciamo alla spesa. Dal momento che noi siamo una scuola che ormai quasi completamente digitalizzata, anche a livello dei laboratori possiamo sicuramente usufruire di questa opportunità. Servirebbero degli aiuti, magari non tutti possono permettersi questo costo così elevato. Magari perché è più bravo comunque può vincere borse di studio e comunque avere uno sconto comunque sui libri, e i libri alcuni costano il giusto, altri comunque un po' di più.
A pagina 13 della Nuova del Sud, le notizie da Potenza Città ci portano a parlare del palazzetto del CONI con l'intervento di Michele Graziadei della Fondazione Architetti, che dice: palazzetto CONI, architettura e qualità urbana suggeriscono il recupero delle preesistenze. Dalla riflessione di bilancia si apre un dibattito ed un confronto tra tecnici e cittadini. Sempre a Potenza, un luogo della memoria per la strage nazista a Poggio Cavallo. 80 anni fa, il 14 settembre, furono uccisi tre contadini alla periferia del capoluogo di regione. Noi restiamo a Potenza, dove ieri è stata inaugurata la nuova area giochi all'interno della villa di Santa Maria, uno dei polmoni verdi più antichi della città. Ce ne parla Isabella D'Andrea. Colorata e inclusiva, con un taglio del nastro all'insegna della gioia e dei sorrisi dei piccoli che vi hanno preso parte, la nuova area giochi all'interno della villa di Santa Maria va ad arricchire uno dei polmoni verdi più antichi della città. Su una superficie di 400 metri quadri, l'area realizzata in poche settimane è costata circa 110.000 euro. Restituiamo ai nostri bambini e alle loro famiglie degli spazi riqualificati, degli spazi in sicurezza e anche inclusivi, perché all'interno ci sono tante giostrine per i bambini diversamente abili, perché noi riteniamo che la diversità sia una ricchezza. E in quest'ultime settimane tante sono state le iniziative che abbiamo messo in campo sulla città di Potenza per ritornare a dare il decoro che i nostri parchi cittadini meritano di avere, e con la villa di Santa Maria siamo a buon punto e nelle prossime settimane ci saranno anche altre aree che riqualificheremo. L'area è dotata di pavimentazione antitrauma e la metà dei giochi è fruibile anche da disabili. Ci sono anche dei giochi che permetteranno ai bambini con disabilità di poter utilizzare questo parco in forma aggregata insieme agli altri ragazzi e non con dei giochini separati a loro dedicati. Questo perché lo riteniamo un obiettivo fondamentale di questa amministrazione, lo stiamo facendo in tutti i parchi che sono oggetto di riqualificazione. Man mano stiamo intervenendo su tutti i parchi giochi della città, ma a breve avremo modo di presentarvi altri 12 progetti che riguarderanno 12 quartieri della nostra città. Sono praticamente già pronti, anche le risorse sono già disponibili e partiranno dei lavori che daranno non solo nuova vita a delle aree abbandonate all'interno dei quartieri, ma diventeranno veri e propri luoghi di aggregazione. Pagina 15 della Nuova del Sud troviamo le notizie da Matera Città, in particolar modo con la cronaca. Ha individuato l'autista che con una manovra sbagliata ha distrutto la statua di Cristo Salvatore. Le indagini dei carabinieri hanno portato a chiudere il cerchio rispetto a quanto accaduto la notte dello scorso 30 agosto a Colle Verde e Timari. Non si è trattato quindi di un gesto volontario, ma soltanto di una manovra improvvida da parte dell'autista di un mezzo pesante. E poi la giovane Alessia ringrazia medici e infermieri del Madonna delle Grazie. La giovane ha scritto una lettera per ringraziare medici e infermieri che l'hanno salvata dopo le ferite riportate in seguito ad un grave incidente stradale che si era verificato poco lontano dalla città dei Sassi, sulla Matera Metaponto, nello scorso mese di marzo. Noi ora invece passiamo alla pagina sportiva, siamo a pagina 19 della Nuova del Sud. In primo piano troviamo il calcio di Serie C in casa Potenza con le parole di Di Grazia, molto carico, dice: non vediamo l'ora di giocare contro il Monopoli. Le parole dell'attaccante rossoblu, il KO di Latina brucia, riferimento alla sconfitta per 2-1 nell'ultima giornata di campionato. Siamo in rodaggio, dateci un altro po' di tempo e ci divertiremo. Domenica sera in programma la terza giornata di campionato con il Potenza che appunto sfiderà il Monopoli allo stadio Viviani. Sempre per quanto riguarda il girone C di Serie C, ufficiale il rinvio di Taranto-Messina per l'inagibilità dello stadio Iacovone. Invece in casa Avellino c'è già il primo ribaltone in panchina di questa stagione con Michele Pazienza che prende il posto di Rastelli che paga le due sconfitte in altrettante partite in avvio di campionato. Andiamo ora a pagina 21 della Nuova del Sud per parlare anche di volley. La rinascita pronta a svelarsi: il 1° ottobre ci sarà la presentazione ufficiale del roster
potere dello staff. La cerimonia si svolgerà in Piazza Picardi ed è partita anche la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Noi ora ci spostiamo invece alla prima pagina del Quotidiano del Sud, edizione Basilicata. In apertura la benzina più cara, una beffa per i lucani. La regione che fornisce il petrolio al paese si ritrova con il prezzo della verde oltre 2 euro al litro senza nessuna iniziativa per arginare i costi. Per quanto riguarda invece la sanità, protesta anche Fratelli d'Italia dopo il rinvio in consiglio sui fondi alle strutture private. Le parole che dice delusione e preoccupazione, serve maturità e più coraggio. Paura ieri a Francavilla, dove un supermercato è stato distrutto dalle fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti. E poi alunni disabili senza più sostegno, la denuncia del garante dell'infanzia di Basilicata dopo le proteste delle famiglie. Giuliano che dice subito un provvedimento per consentire di mantenere gli insegnanti. E poi anomalie e guasti, super bonus gas, facciamo chiarezza sui condomini. A Matera statua distrutta, individuato il camionista. E poi dal 16 settembre azione, tre giorni con Calenda e i big del partito, la prima festa regionale appunto del partito Azione. Noi, prima di passare ai principali quotidiani nazionali, come sempre andiamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia sarà ancora dominato da un flusso di correnti oceaniche che interessano soprattutto il centro-nord, portando un incremento della nuvolosità e anche condizioni di instabilità, specie nella seconda parte del giorno sulle regioni settentrionali. Iniziamo partendo dalla grafica della nuvolosità che ci mostra come inizio giornata il contesto sarà piuttosto nuvoloso su gran parte del centro, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa, ma poi sarà durante le ore pomeridiane e serali che l'instabilità andrà accentuandosi soprattutto al nord, con il rischio perequazioni e temporali, come possiamo osservare dalla grafica delle precipitazioni che vede infatti nel corso sul finire del giorno un aumento dell'instabilità proprio sulle regioni settentrionali. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia. Avremo un contesto che rimarrà per lo più soleggiato all'estremo sud e sulle isole maggiori, mentre un po' di nuvolosità al mattino insisterà sulle regioni del centro, con qualche goccia di pioggia non esclusa tra il basso Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Campania. Poi dal pomeriggio aumenterà, come dicevo, l'instabilità sull'entroterra toscano e poi gran parte del nord, anche sulle zone di pianura, con il rischio per qualche acquazzone o temporale, poi soprattutto verso sera. Temperature che si mantengono su valori piuttosto elevati, anche se in leggero calo al nord. Per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In primo piano sui principali quotidiani nazionali troviamo l'emergenza migranti con quanto sta accadendo nelle ultime ore a Lampedusa. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Sbarchi e tensioni a Lampedusa. Meloni, lo stop di Berlino ai migranti, vanno fermati prima, con l'ONU che dice l'Unione Europea condivida gli sforzi. In 7.000 nell'hotspot, proteste e carica delle forze dell'ordine. Un bimbo di 5 mesi annega durante le operazioni di soccorso. Stessa apertura anche sulla Stampa. La vergogna di Lampedusa, oltre 7.000 migranti, scontri con la polizia, Meloni che dice fermare le partenze, per il ministro Salvini si tratta di un atto di guerra contro di noi. Tensione in Sicilia, l'ONU dice l'Europa aiuti l'Italia, da Bruxelles invece più accordi bilaterali, il PD che dice invece l'esecutivo ha fallito. Andiamo ora invece alla prima pagina di Repubblica, che sceglie un'apertura diversa per parlare di Europa e del ritorno di Draghi. Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen arruola l'ex Premier con un incarico sulla competitività UE. Meloni dice avrà un occhio di riguardo per noi, attacca Gentiloni e critico non collaborativo. Sulla nomina il gelo di Salvini e dei 5 Stelle. Intanto la BCE boccia la tassa sulle banche, non va usata, così perdete credibilità anche qui.
qui con una foto notizia molto eloquente, l'apocalisse Lampedusa, 7.000 migranti nell'hotspot, nella foto un gruppo di migranti arrivati nell'isola ieri, nell'hotspot ci sono già 6.499 persone giunte nel giro di appena 48 ore. I temi economici come sempre in primo piano sulla prima pagina del Sole 24 Ore, in manovra l'addio al super bonus, deficit 2023 verso l'aumento al 6,5 o 7%. Per quanto riguarda invece l'automotive, Stellantis scalda i motori per la cessione dei robot Comau. Chiudiamo con lo sport, la prima pagina della Gazzetta dello Sport è con la marcia di avvicinamento al derby di sabato pomeriggio che vale la vetta della classifica tra Milan e Inter. Le parole di Pulisic in casa rossonera, uno dei nuovi acquisti che si è già imposto con gol e assist. Qui c'è una passione mai vista prima, vi svelo perché è stato subito amore nel derby, sogno un gol. E invece per quanto riguarda in casa Inter, Frattesi si deve giocare, superstar in nazionale, ora chiede spazio, ma Inzaghi a centrocampo non cambia mai, Frattesi reduce dalla spettacolare doppietta in nazionale che è valsa la vittoria per 2-1 contro l'Ucraina, ma Inzaghi almeno dall'inizio pare intenzionato a confermare l'11 che ha vinto le prime tre partite di campionato. Per quanto riguarda invece il caso doping che riguarda il calciatore della Juventus Paul Pogba, patteggia, Paul cerca uno sconto per evitare i 4 anni dopo la positività al testosterone accertata dopo il controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto dopo la prima partita di campionato durante la quale non era nemmeno sceso in campo tra Udinese e Juventus. E così siamo giunti alla fine dell'appuntamento del giovedì con prima notizia, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Da parte mia è davvero tutto, non mi resta che darvi l'appuntamento alle 13.50 per la prima edizione della nuova TG. Grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena giornata.